Buongiorno a tutti, sono Giorgio Bernardelli, uno dei portavoce della campagna Sulla fame non si specula, che è una campagna nata proprio qui a Milano a partire dal 2011 per sensibilizzare sul tema della speculazione finanziaria intorno alle materie prime agricole, perché sappiamo che oggi il cibo è sempre di più anche una merce che viene scambiata nelle borse, su cui è possibile fare anche tanti soldi investendo sull'andamento dei prezzi di materie agricole come il mais, come il frumento, come il riso, come la soia. È nata nel 2011 a partire dall'esperienza che avevamo vissuto soprattutto nel biennio 2007, 2008, 2009, il tempo della grande crisi alimentare, quando questo problema di tanti soldi che venivano investiti sui mercati perché il cibo era diventato una risorsa attraverso la quale era possibile guadagnare molto, era un problema assolutamente drammatico, tant'è vero che da un momento insomma di scarsità negli approvvigionamenti di grandi materie prime come il frumento e il mais erano nati grandi problemi sul fronte alimentare. Noi avevamo provato a lanciare questa sfida dicendo: Milano si prepara ad accogliere nel 2015 questo evento che è l'Expo, ma Milano è contemporaneamente anche una grande piazza finanziaria, uno dei posti dove questi prodotti vengono scambiati, dove è possibile attraverso una semplice piattaforma collegata alla Borsa Italiana entrare in questi mercati e anche guadagnare dei soldi su queste oscillazioni. E dicevamo: Expo deve diventare un grande momento perché questo tema venga messo al centro. E in questi anni alcune cose importanti sono successe. In Europa, nell'aprile del 2014, è arrivata al Parlamento europeo l'approvazione di una direttiva, la direttiva del MiFID 2, che regola tutto questo ambito dei mercati finanziari. E lì dentro c'era un principio importante, il principio che su questi mercati così fondamentali per la gestione, insomma, degli approvvigionamenti alimentari in tante parti del mondo, dovessero esserci almeno alcune regole minimali che limitassero quegli investimenti di tipo speculativo, cioè quelle presenze finanziarie legate ad attori che snaturano completamente la finalità, insomma, anche di questi titoli per un intervento che è legato a acquisti e vendite di grano che in realtà non esiste, che in realtà è fatto solo di titoli di carta. Oggi nel mondo vendiamo e compriamo 3, 4, 5 volte tanto i raccolti che esistono all'interno appunto della produzione agricola. Tutto questo noi crediamo che abbia delle conseguenze molto gravi, che porti ad accentuare quella volatilità dei mercati che va a creare appunto squilibri molto più forti di quelli che sono in realtà le difficoltà che i raccolti, come sappiamo, possono andare a creare. Dicevamo che nell'aprile 2014 c'era stato un passo importante con l'approvazione nel Parlamento europeo di questa normativa quadro che stabiliva un principio generale attraverso cui perlomeno andavano inseriti dei limiti di posizione all'interno dei soggetti che entrano all'interno di questi mercati, cioè che non sia possibile per un attore che non ha nulla a che fare né con la produzione di un bene agricolo né con la sua commercializzazione entrare dentro con la sola finalità di trarre un profitto speculativo, basandosi sul fatto che queste variazioni di prezzo possono avere in pochi mesi anche oscillazione del 10-15% del loro valore. Questo principio è importante e noi credevamo che Expo dovesse diventare un'occasione per farlo rafforzare, per farlo affermare anche a livello globale sulla scena internazionale. Ma purtroppo abbiamo dovuto constatare che nella Carta di Milano questo tema è del tutto sparito. In un documento che si propone di proporre
le soluzioni politiche per la lotta alla fame, per garantire il diritto al cibo in ogni parte del mondo, ci sono tanti principi molto belli, condivisibili, ci sono tante richieste fatte a tanti soggetti, forse un po' generiche, ma comunque anche questi in linea di massima condivisibili, ma c'è una specie di omissione del tutto incomprensibile. Gli unici a cui non si chiede assolutamente nulla nella Carta di Milano è il mondo della finanza. Quasi come il rapporto tra il cibo e la finanza oggi non sia uno dei grandi temi sui quali si discute a livello globale. Noi crediamo che questo sia un errore gravissimo, sia un'omissione dovuta a una mancanza di coraggio, un'omissione dovuta al fatto che si aveva probabilmente paura che qualche capo di Stato e di Governo alla fine, di fronte a una richiesta di porre delle regole che fossero davvero vincolanti su questo tipo di problemi, alla fine decidesse di non firmare. Allora si è preferita una versione annacquata, si è preferito una dichiarazione di principi molto generali sui quali tutti sono d'accordo e sui quali non ci sono problemi. Ma noi crediamo che questa sia esattamente la strada più sbagliata per affrontare sul serio oggi il tema dell'alimentazione. Oggi il diritto al cibo richiede delle scelte, e delle scelte che siano precise. E su un ambito come quello della speculazione finanziaria sul cibo non sono ammesse ambiguità, occorrono prese di posizione molto precise. Per questo abbiamo lanciato una petizione che stiamo promuovendo in queste settimane anche attraverso il nostro sito sullafamenonsispecula.org, e che, nel quale invitiamo a chiedere a Expo di emendare la Carta di Milano per inserire al suo interno almeno questo principio fondamentale, perché crediamo che oggi occorra dire con molta chiarezza che l'alimentazione è un tema troppo importante per essere lasciato nelle mani di chi vuole provare a sfruttarlo semplicemente per fare soldi a breve termine. Oggi siamo in uno scenario diverso, oggi viviamo in una fase in cui i prezzi dei generi alimentari sono scesi molto, delle materie prime agricole sui mercati internazionali, denotando anche in questo un problema, perché ad esempio se guardiamo le quotazioni del mais sui mercati internazionali si è passati da un anno dai $200 a tonnellata che venivano pagati a Chicago ai 150 di oggi, $50 in meno in un anno. Sono oscillazioni veramente inspiegabili con la semplice legge della domanda e dell'offerta. Un'ampiezza così grande è legata sostanzialmente a queste presenze, no, di attori finanziari che vanno e vengono e accentuano questo tipo di movimenti creando gravi tipi di problemi. Ma oggi si tende a sottovalutare tutto questo, si tende a dire che i prezzi sono ritornati a livelli sostanzialmente accettabili e quindi il problema non esiste più. Ma le cose non stanno in questa maniera, siamo in una fase in cui il problema viene avvertito per ragioni congiunturali, per la crisi della domanda che è legata a molti fattori, che sappiamo essere così molto, molto anche un fattore mutevole. Ma se un domani si dovessero creare di nuovo, per ragioni o di tipo commerciale o anche di tipo legati a grandi catastrofi in zone di grande produzione, ci risaremmo da capo in questo problema, e proprio per questo oggi è decisivo intervenire con le regole. L'Europa proprio in queste settimane sta discutendo i parametri tecnici di quella legislazione adottata nell'aprile 2014, e ancora una volta le grandi lobby finanziarie si stanno muovendo, perché si stanno per proporre dei parametri tecnici che sono veramente molto blandi, che annacquano quel principio che si diceva all'inizio. Sta passando una proposta di direttiva che porterebbe al 40% i limiti di posizione dentro a questi mercati. Vorrebbe dire che un singolo attore finanziario potrebbe entrare in questi titoli controllando fino al 40% del mercato. È davvero una prospettiva molto rischiosa, che può portare pochi soggetti a decidere
sull'andamento dei prezzi semplicemente a partire dal proprio tornaconto. Noi crediamo che tutto questo non sia giusto, crediamo che sia il momento di tornare a far sentire in maniera molto forte la nostra voce, crediamo che Expo debba essere un'occasione per raccontare tutto questo, per non rimanere semplicemente sui discorsi generici, sugli appelli alla riduzione, all'arrivo al traguardo della fame zero, ma indicare strumenti concreti e azioni per portare a un cammino che vada in questa direzione. È quanto ci promuoviamo anche attraverso questa petizione che invitiamo tutti a firmare sul nostro sito sullafamenonsispecula.org.